Amici della Pallamano, una buona sera da Sebastian Romano. 23esima giornata della Serie A Beretta, quart'ultima partita del campionato. Siamo ormai nel rush finale. Trieste ospita gli emiliani del Secchia Rubiera. Stanno scorrendo le presentazioni delle due squadre dopo l'eroica vittoria 30-29 qui a Chiarbola due settimane fa contro il Merano. Trieste arriva da una dignitosa sconfitta subita in casa dei campioni d'Italia del Conversano. Trieste che ci sta mettendo la faccia per raggiungere l'obiettivo di evitare la zona play-out e quindi lasciarsi alle spalle almeno quattro squadre in classifica, e per fare questo diventa fondamentale per i biancorossi vincere oggi contro il Secchia Rubiera. Marco, assolutamente, buonasera a tutti. Partita, altra partita fondamentale del nostro cammino per la salvezza, una squadra difficile da incontrare, una squadra che viene da buoni risultati, ha pareggiato in casa con Bressanone e ha vinto la scorsa settimana autorevolmente contro il Carpi nel derby contro Carpi, una squadra che ha delle punte di diamante come Barzevkov, lo stesso Santilli, ma soprattutto Robertino Pagano, nostro ex compagno, ma che nelle ultime giornate sta facendo veramente la differenza per loro. Eh sì, al di là della penultima posizione in classifica, i rosso-blu hanno maturato due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, dimostrandosi una squadra in forma e tutt'altro che da sottovalutare in questo finale di stagione. Arrivano appunto da una vittoria nel derby contro il Carpi, 31-26 il punteggio dello scorso sabato in favore dei rubieresi. In classifica è cambiato poco, perché gli emiliani sono sempre penultimi a quota 7 e rassegnati ormai a dover disputare la lotteria dei play-out, nella quale finiranno invischiate, ricordo sempre, le ultime 4 in classifica. Quart'ultima attualmente è l'Eppan, che oggi ha il derby Alto Atesino contro il Bressanone, e noi guarderemo spesse volte anche il risultato. Marco, è importante sì, guardare anche gli altri campi, in questo caso proprio il derby Bressanone Eppan, proprio perché e in questo momento abbiamo due punti in più dell'Eppan, e chiudere così vorrebbe dire evitare i play-out, appunto, e essere già salvi senza dover andare alla lotteria, appunto. È chiaro che Bressanone sta ricorrendo il quarto posto, addirittura potrebbe arrivare addirittura a terza, quindi non credo che mollerà niente, pertanto speriamo in un risultato positivo anche da quel campo, oltre che, ma soprattutto dal nostro. Eh sì, in questa giornata giocano tutte le 19, tranne Arbatro contro Cassano Masnago, già iniziata e finita alle 16:30, 23 pari il risultato finale, con i cassanesi che ormai sono a più 5 da Trieste, a più 7 da Appiano, per cui insomma quasi matematicamente salvi, diciamo. Resta la lotta soltanto tra Trieste e appunto l'Eppan per evitare la quart'ultima piazza, oltre chiaramente alla lotta per le prime quattro che disputeranno i playoff. Cominciata ora la 23esima giornata qui a Chiarbola sotto la direzione del duo arbitrale formato da Zancanella Roberto e Testa Daniele. Primo possesso in favore dei Vikings, emiliani in maglia blu e rossa. Per Trieste invece lo starting seven è Zoppetti tra i pali, Stojanovic schierato subito titolare dalla destra da Freddy Radojkovic, lui che sta disputando una gran finale di stagione. Intanto la prima parata del match, anche il primo gol segnato dal numero 4 Luca Bortolotti, uno dei
giocatori più in luce del Secchia Rubiera in questa seconda fase del campionato. Dicevamo i titolari di Trieste con Zoppetti tra i pali, Stojanovic sulla destra, Bratkovic in qualità di terzino destro, Radojkovic a fungere da centrale, coadiuvato da Jack Rovatin, Aldini in posizione di pivot e chiaramente il capitano Visintin sulla sinistra. Il primo possesso ora dei biancorossi, che hanno subito una rete dal Secchia sul pronti via. Stojanovic va al tiro e la conclusione schiacciata, gol 1-1 dopo 1:10. Vediamo il pressing di Capitan Visintin in questa 6-0 che poi diventa una 5-1 abbastanza alta, e rivediamo un volto noto, Marco, Robertino Pagano con il numero 55, è lui che all'andata, quando Trieste vinse al Palabursi con il risultato abbastanza netto di 26-34, segnò 5 gol, ma contro il Secchia Rubiera, oggi veste quella maglia. Giocatore importante, è stato per noi in quella prima fase di campionato veramente un jolly pescato da Oveglia in campagna acquisti, poi purtroppo per i noti problemi ha scelto un'altra strada, niente da dire, e devo dire la verità, un giocatore che ha scelto un buonissimo ricordo al di là del valore tecnico, proprio come persona stimata all'interno dello spogliatoio, veramente una bella persona che oggi speriamo non giochi come la scorsa settimana dove ha segnato 9 gol, ma che si mantenga su numeri un po' più congrui per noi. Eh sì, proprio l'autore dell'ultimo sfondamento, Robertino Pagano, argentino, arrivato da una stagione in Spagna, che ha lasciato Trieste all'inizio di questo 2022, dopo aver disputato una buona prima parte di stagione con i colori biancorossi. Andiamo a seguire però i triestini. Radojkovic cerca Stojanovic, chiusa la difesa del Rubiera. Allora ancora Radojkovic, il tiro viene parato, ma c'è la difesa in aria del numero 12 Matteo Cavina, e quindi ci sarà il primo 7 metri per Trieste. Ad incaricarsene andrà chiaramente Adam Bratkovic, attualmente il miglior marcatore dei triestini con 95 gol all'attivo, 12° nella classifica marcatori. La finta di Adam e poi il tiro parato dal piedone del portiere ucraino Voliuvak, 1,90 m di portiere, subito in luce per il Secchia, che mantiene così la situazione in parità sull'1-1 dopo 3,5 minuti di gioco. Fa circolare il pallone ora la squadra emiliana con Oleari e il proprio straniero Versakov, si fa vedere anche Pagano al centro, ancora Versakov prende il palo, c'è stato però il fallo di Bratkovic, il cartellino giallo allo sloveno per il fallo sullo straniero lettone Maris Versakov, che va al tiro al gol. Zoppetti un po' sorpreso, tiro lento ma molto preciso quello del centrale lettone, miglior marcatore dei rossoblù peraltro con 89 gol fin qui in campionato, e quindi osservato speciale quest'oggi per i biancorossi. Giocatore non più giovanissimo ma sicuramente di spessore, soprattutto in attacco dà un po' lui i ritmi dell'attacco, è il leader, in difesa gioca da secondo, però sicuramente un buon straniero per Rubiera. Il fallo intanto subito da Aldini, Trieste potrà riprendere con un 9 metri. Radojkovic fa circolare il pallone, poi quasi incomprensione tra Stojanovic e Jack Rovatin, c'è stata la trattenuta su Rovatin, salva un po' il pasticcio Trieste sotto di una rete dopo 5 minuti di gioco. È una 6-0 la difesa rubierese, allora Rovatin per Bratkovic, c'è però l'infrazione dei triestini che gettano così un pallone alle ortiche, può riprendere la compagine emiliana. Pagano, gran atletismo del professore Robertino Pagano, che va a prendersi il fallo commesso da Aldini, il ministro della difesa triestino.
Vediamo Visintin sulla linea dei 9 metri, pronto ad andare a disturbare qualsiasi tentativo di incursione ospite. Versakov sulla sinistra per Bartoli, si salva Trieste, ottima la difesa biancorossa. Adesso vuole forzare un po' i ritmi Bratkovic, arriva dalle retrovie Radojkovic, il tiro parato, c'è stato il fallo però del numero 12 Matteo Cavina. Ancora possesso Trieste. Qui abbiamo visto tutta la voglia e la tenacia di Jan Radojkovic di andare a caricarsi la squadra sulle spalle, a prendersi il tiro, e lui insieme a Visintin e Bratkovic costituisce l'anima più esperta della squadra. Assolutamente, anche se ha avuto un anno sfortunato lo scorso, però sta recuperando alla grande. Questo campionato è stato importante per lui, ma anche per Trieste, di averlo tra le proprie file, proprio perché è un giocatore che dà i ritmi. Gran gol di Rovatin nel frattempo, e anche un infortunio reciproco. Si devono essere dati una testata, penso, vedendo le facce, si toccano tutti e due la faccia, penso che sia una testata. No, tornando da Jan, sicuramente il metronomo della squadra, giocatore di grandissima esperienza, importantissimo per noi proprio in questa situazione in cui ci troviamo, ovvero con i terzini contati. È chiaro che lui, Rovatin, hanno il grosso peso dell'attacco, ma sta venendo fuori anche un grandissimo Stojanovic nelle ultime partite. Sì, Stojanovic, soprattutto nell'ultima vittoria con Merano, è stato il vero e proprio leader, salvatore della patria. Tanto si è rialzato per fortuna Jan Radojkovic, che si era preso una testata. Nulla di grave né per il giocatore triestino né per il giocatore emiliano, quindi riprendono le ostilità sulla parità del 2-2 dopo 7 minuti di gioco. Per Trieste è entrato Pernic, altro giocatore che fa dell'elemento difensivo il suo perno. Tanto c'è il fallo di Bratkovic su Robertino Pagano, giocatore che conosciamo essere un gran penetratore. Attenzione al tiro di Bortolotti, parato da Zoppetti, gran parata da parte del numero 21 classe 2000 Nicolo Zoppetti, portiere che viene da Bressa di Campoformido, anche se ora sarà chiamato a superarsi ulteriormente nel duello con Versakov dai 7 metri, la finta del Lettone, poi il gol sul palo sinistro, nulla può il portiere in forza Trieste. Allora torna in vantaggio il Secchia Rubiera sul 2-3 dopo quasi 8 minuti di gioco. Comincia a farsi sentire anche il pubblico del Palacchiarbola, conscio che oggi è una partita cruciale nel cammino dei biancorossi. Partita oggi da vincere a tutti i costi per allontanarsi ulteriormente dalla quart'ultima piazza, Marco. Partita fondamentale, grandissimo gol di Visintin in sospensione, quasi davvero terzino, questo qua importantissimo. No, una partita cruciale, ma lo vediamo nell'atteggiamento, lo si è visto nell'iscaldamento, proprio una partita molto sentita, ma per il peso specifico che ha, una partita che vorrebbe dire tenere ancora, in caso di vittoria nostra e sconfitta dell'EPAM, a 2 punti, a 3 partite dalla fine, quindi un risultato positivo vorrebbe dire, diciamo, quasi mezza salvezza in tasca, e per noi è importante, e bravo Zoppetti in questa occasione, dico, vorrebbe dire tanto vincere oggi per noi. Ancora sugli scudi Zoppetti, resta sul 3-3 il punteggio dopo il pareggio di capitano Visintin. Ora Radojkovic va a prendersi il fallo di Versakov. Sarà punizione dai 9 metri per Trieste, già battuta da Aldini. Ma l'azione ragionata il Trieste, con Aldini ben stretto da Versakov e Oleari sulla linea dei 7 metri. Si alza allora Bratkovic dalla destra, riceve da Radojkovic. Rovatin sulla sinistra, scambia con Bratkovic, riesce a sfiorarla il portiere Maxim Voljuvac, ma il pallone resta a Trieste.
Ancora Radojkovic a dettare i ritmi per i biancorossi. Bratkovic, un passaggio mal dosato a Rovatin. Trieste sotto passivo, ancora Jack Rovatin in palleggio. Stojanovic al centro, riesce a trovare il pertugio e a scaricare la bombarda. Bassa, difficile da prendere per Voljovac. Trieste va il primo vantaggio. Trieste 4, Secchi Rubiera 3 allo scoccare del decimo minuto qui al Palachiarvola. Trieste mette la testa avanti. Esce chiamata in difesa a tener botta. Ancora Pagano scambia con Versakov, i due giocatori più tecnici della compagine emiliana. Intanto c'è l'invasione da parte dei rossoblu, può ripartire il Trieste. Rimessa già battuta dal portiere Zoppetti. Allora Radojkovic per Stojanovic, che va immediatamente al tiro, tiro tanto schiacciato, arriva in ritardo il fischio arbitrale a sancire comunque il fallo in favore dei triestini. Era stato trattenuto Aleksandr Stojanovic, giocatore che sta crescendo oltre che tecnicamente anche fisicamente, con il gran lavoro in palestra. E ora la parata sul tiro di Rovatin, c'è stato ancora il fallo. E viene sancito il rigore per Trieste. Radojkovic stavolta sulla linea dei 7 metri contro Maxim Voljovac, la finta di Radojkovic, ancora la parata e poi il rimbalzo di Visintin. E l'esclusione per due minuti al numero 12 Matteo Cavina. Gran furbata questa di Marco Visintin. Trieste trova il doppio vantaggio dopo aver sbagliato il rigore dai 7 metri. Qui un'ingenuità da parte dei rubieresi, che si sono dimenticati completamente del giocatore triestino. Ma diciamo una dormita di Cavina, perché sulla respinta, insomma, la respinta di Voljovac doveva prenderla lui. Si è fatto infinocchiare un po' da Visintin, che ha segnato un gol importantissimo che ci porta sul doppio vantaggio, soprattutto con un uomo in più in questo momento. Eh sì, non perdona il capitano. Adesso vediamo la difesa a uomo di Radojkovic su Versakov. Vedete il numero 3 Radojkovic marcare come un francobollo Versakov e ora andare su Pagano. Questa è la strategia difensiva organizzata da Freddy Radojkovic. La parata in due tempi di Zoppetti, può ripartire Trieste, avanti di due reti, 5-3. Bratkovic ancora a secco dopo 12 minuti e mezzo. Stojanovic non trova lo specchio, allora Radojkovic invita la calma. Trieste ha l'uomo in più in questo momento dopo l'esclusione per due minuti a Cavina. E allora Stojanovic trova il corridoio, si fa parare, gran parata a pelle d'orso da parte di Voljovac, occasione sprecata da parte di Trieste, e poi rimedia Zoppetti con un'altra grandissima parata. E ora in contropiede Trieste a spazio, pasticcia un po', però torna la difesa rubierese. E allora si va dall'altra parte per Bratkovic, che insacca sul primo palo. Adam Bratkovic non sbaglia, si sblocca anche lo sloveno e Trieste vola più 3. Importantissimo questo gol di Bratkovic, non tanto per il gol in se stesso, ma proprio perché Bratkovic è determinante per noi nelle trame d'attacco. È il nostro miglior marcatore, come hai detto bene tu prima. È importante sentirlo nel gioco, fare parte delle azioni d'attacco, e questo gol speriamo che lo sblocchi definitivamente e possa dare il suo solito contributo anche oggi. Il fallo di Aldini su Pagano. Riprende il gioco con il possesso in mano ai rossoblu. Oleari subisce il fallo stavolta di Bratkovic. Luca Oleari, 6 gol per lui nel derby contro il Carpi lo scorso sabato, altro giocatore in gran forma. Versakov e la parata ancora di Zoppetti sul tiro di Roberto Bartali. Sta
tirando giù la saracinesca Nicola Zoppetti, poi il fallo su Bratkovic, non fischiato il grande assist per Aldini al centro che non sbaglia. Parziale di 5-0 Trieste, dal 3-2 in favore del Secchia Rubiera al 15° minuto, Trieste 7, Secchia Rubiera 3. Ora anche l'inerzia è a favore dei triestini. Bravo Aldini a non fallire, una sorta di rigore in movimento, ma soprattutto gran passaggio al bacio nel mucchio da parte di Adam Bratkovic per il più 4 Trieste. Bersakov ora prova a togliere le castagne dal fuoco e va a subire il fallo di Adam Bratkovic, che va a prendersi l'esclusione temporanea, giusta Marco? Giustissima, perché era in ritardo sull'uno contro uno di... dello straniero, si è fatto, è rimasto sui piedi piantato e lui ha spinto un po', giustissimi 2 minuti perché l'ha preso da dietro. Su quanto riguarda Bratkovic si vede un po' di differenza delle altre partite, che proprio si è stato preparato qualche schema per portarlo più al centro del gioco. Infatti sia il passaggio ad Aldini, sia prima l'azione che è parata dal portiere, però dalla parte sinistra, quindi opposta alla sua azione, al suo raggio d'azione, e si sta cercando di portarlo sempre di più al centro dell'attacco, proprio perché per le sue doti sia di uno contro uno, ma sia anche di leadership che ha rispetto ai tanti giovani che abbiamo. Due calamite stasera sulle mani di Nicola Zoppetti, che adesso va in panchina per permettere di giocare alla pari in fase offensiva. Trieste che, ricordo, non può contare per 2 minuti su Adam Bratkovic dopo l'esclusione temporanea. Lo scambio tra Stojanovic e Robatin, che va a subire il fallo di Oleari. Rientra Visintin in campo, Trieste sotto passivo. E allora Robatin prova il tiro a sorpresa, il rimbalzo di Stojanovic dopo la parata di Voljuvac. Ancora disattenta qui la squadra emiliana, dopo il gesto atletico del portiere ucraino Maxim Voljuvac. Prova invece Trieste a raccogliere il rimbalzo, a farsi trovare pronta. E allora chiaramente ora Radojkovic va a giocare con calma per permettere anche al compagno Bratkovic di rientrare in campo e pareggiare il numero di giocatori. Aldini segna comunque in inferiorità numerica, secondo gol per Aldini, pivot classe 2002, è arrivato quest'anno al Trieste. E allora continua il break in favore del Trieste, 6-0, parziale aperto in favore dei biancorossi, anche se ci sarà ora un'occasione per i rossoblu per tornare a muovere il tabellone. Nuovamente Bersakov, dalla linea dei 7 metri per il rigore a tu per tu contro Zoppetti. Zoppetti momentaneamente insostituibile. Bersakov contro Zoppetti. C'era arrivato quasi stavolta, gran effetto impresso al pallone da parte del numero 5 lettone, e Secchia Rubiera si sblocca dopo 7 minuti e mezzo di blackout. Importante, stiamo giocando nonostante le parate di Zoppetti, veramente stiamo giocando molto bene in difesa, ma anche il portiere Voljuvac di loro sta parlando molto bene, soprattutto questi due giocatori in questo momento sono facendo la differenza rispetto agli altri. Però noi attacchiamo con intelligenza, non sprechiamo tanti palloni. Grande, bella azione, giusto, perché il giocatore ha stoppato che era dentro l'area, quindi direi che il rigore ci può stare. L'arbitro è lì, però direi che stiamo giocando con un buon ragionamento in attacco, non sprecando palloni, trovando azioni abbastanza pulite. Direi che veramente adesso il terzo rigore, ne abbiamo sbagliati già due, cambiamo il terzo rigorista, va Pernic, che anche a Conversano ha tirato un paio di rigori, vediamo adesso come andrà. Rigore procurato da Alexander Stojanovic, che stava per passarla sulla destra, poi un repentino cambio di direzione, il fallo subito da Oleari, difesa in area e dunque 7 metri per Trieste. Ci prova Alex Pernic, triestino puro sangue, arriva il gol, tiro centrale
potente ed efficace. Trieste torna più 5, 9-4 il risultato dopo 18 minuti di gioco. Deve aumentare il ritmo in attacco il Secchi Rubiera se vuole restare in partita. Pagano per Santilli sulla destra, il fallo di sfondamento continua l'ottimo momento difensivo di Trieste, poi gli arbitri rifanno battere la punizione. Trieste si stava già involando in contropiede, ma può essere certamente soddisfatto Freddy Radojkovic per quanto visto in campo in questi primi 19 minuti di gioco. Trieste ha maturato un buon vantaggio di 5 lunghezze. Vedremo se sarà in grado di allargare il divario. Il palaccio da parte di Radojkovic, di Rovatina, e poi il gol di Bratkovic sul rimbalzo, terzo rimbalzo della partita per il Trieste. Dall'altra parte sulla transizione va a ridurre lo scarto l'ala sinistra Roberto Bartali. Allora punteggio aggiornato sul 10-5. Resta di 5 reti la forbice. Brava Trieste comunque a cimentarsi al rimbalzo, alla carambola dopo la parata del portiere o il palo, come in questo caso centrato da Jack Rovatin. Ora va a far circolare il pallone la squadra biancorossa, ancora Stojanovic, guarda a destra, è tutto chiuso. Allora si torna dal centrale Jan Radojkovic, il palleggio in avvicinamento, subisce la spinta di Cavina. 9 metri Trieste. Sempre 6-0 voluta da coach Galluccio. Rovatin, la finta di passaggio, la parata, il palo, poi si salva in qualche modo Voljuvac, riparte il Secchi Rubiera in contropiede, ancora Voljuvac, la finta e poi il fallo subito da Bratkovic, con il Secchi che in questi primi 20 minuti si è affidata tanto al centrale lettone. Ed ora arriva il primo time out della gara, chiamato dalla squadra emiliana, attualmente sotto di 5 dopo 20 minuti di gioco. Se niente da dire, Trieste sta giocando una partita più che molto, molto gagliarda, in attacco, in difesa, difesa bella aggressiva, una 6-0 che si trasforma in 5-1, una 5-1 che si trasforma in 6-0 a seconda dei tagli e dei raddoppi. Però giocata molto bene, colpisce molto il fatto che in attacco si sia sprecato pochissimo, anzi ho trovato sempre azioni pulite, uno Stojanovic sempre in crescita, ben coadiuvato da Rovatin e soprattutto anche da Aldini e dal capitano Visentin. Però già il fatto che abbiano segnato sui 10 gol già 6 giocatori diversi già dà il fatto della forza di questa squadra. Per quanto riguarda Rubiera, sì, come hai detto tu bene, un paio di respinte, il portiere sta sparando abbastanza, Voljuvac, anzi molto direi, però le respinte finiscono per fortuna in mano a noi, che riusciamo a capitalizzarle o con qualche gol o con qualche rigore preso in sostanza. Io so, Marco, che tu vuoi che ti dica cosa stia succedendo tra Leppan e Bressanone. Bressanone sta conducendo di 6 reti, 7-13 al 15° minuto, dunque già un divario importante tra le due squadre altoatesine, con Leppan attualmente quart'ultimo in classifica. Ma torniamo al match qui di Trieste, attacca il Secchi Rubiera che vuole aumentare appunto i ritmi per ritrovare il gol, e lo fa con Andrea Santilli, Mancino, Pagano, Robertino Pagano di Santilli è stato l'assist, quindi il Secchia torna a meno 4, 10-6 al 21° minuto di gioco. Qui ha funzionato lo schema disegnato da Galluccio nel timeout, infatti si è visto un attacco che ha girato bene con tutti gli uomini che hanno toccato il pallone nell'ultima azione per gli emiliani. Andiamo a seguire ora l'attacco di Trieste. Rovatin in cespica, ma va a prendersi il fallo subito da Cavina, che si prende anche l'esclusione temporanea per il colpo al volto.
L'inversione ci sta, se Roma ti si è abbassato però lui è arrivato in faccia, questo è importante anche per noi perché Cavina, che è uno dei perni della difesa, è la seconda esclusione per 2 minuti, quindi Galluccio dovrà rivedere qualcosa in difesa se non vuole perderlo effettivamente con la terza esclusione. Nel frattempo siamo uno in più, direi che tutto procede nel migliore dei modi per adesso. Vedremo se i biancorossi sfrutteranno la momentanea superiorità numerica. Jack Rovatin in palleggio, scambia con Radojkovic, brava a tornare la difesa rubierese, poi il tiro di Rovatin, il fallo subito da Jack Rovatin, il rigore sancito dai 7 metri per il Trieste, fallo netto da parte del lettone Maris Versakov, le lamentele anche da parte del pubblico e poi la decisione dell'esclusione temporanea per 2 minuti al numero 5 Versakov, e quindi secchia in 5. In 5 sì, cambieranno il portiere, saranno 5 giocatori di campo, però giuste tutte e due le esclusioni per 2 minuti. Questa di Versakov sicuramente è corretta, perché mai Rovatin era già il tiro a fare anche direi un fallo pericoloso, perché può provocare danni abbastanza seri. E sì, potrà starci qualcosa di più, però insomma il rigore 2 minuti mi sembrano il minimo sindacale. Detto questo, è chiaro che non dobbiamo deconcentrarci, proprio perché è importante riuscire a piazzare un buon break per vivere sogni tranquilli durante tutta la partita. Adesso vedremo il rigore di Pernic, nel frattempo è entrato anche Parisato al posto del capitano Visentin. Insomma, diamo anche un po' di respiro ai giocatori. Questa volta non si è abbassato Voljuvac, ma con un po' di effetto, con un po' di fortuna, anche con un po' di esperienza, Alex Pernic riesce a fare 2 su 2 dai 7 metri e a riportare i triestini avanti di 5 reti, 11 a 6 il punteggio dopo 22 minuti di gioco. Trieste sta valorizzando la superiorità numerica, mentre vediamo essere entrato anche Parisato in marcatura uomo su Pagano, addirittura oltre la metà campo Parisato, mentre continua l'attacco e l'intercetto da parte di Radojkovic, la porta è vuota, arriva il gol facile da parte del numero 3, Jan Radojkovic, massimo vantaggio Trieste sul 12 a 6, e allora tutto sta andando per il meglio nella casa dei biancorossi, con il Rubiera in affanno soprattutto dal punto di vista offensivo, se pensiamo che il Secchi ha segnato 3 gol nei primi 4 minuti e poi 3 nei restanti 19. Entrato in campo anche Stefano Bonassi, terzino sinistro ex Cologne, lui a subire il fallo di Pernic in questo frangente. Sempre la difesa alta, vedete, di Parisato, Davide Parisato, terzino classe 2001. Proprio su Bonassi, ora pallone in mano, il fallo di Trieste e poi il Bonassi dalla distanza, la parata coi piedi per Nicolo Zoppetti, per il momento direi il migliore in campo per quanto visto finora. Trieste ancora in superiorità numerica, rientra Voljovac, il tiro sbagliato da Radojkovic, attenzione al contropiede, non riesce a intercettarla Aldini, non fallisce il tu per tu col portiere Roberto Bartali, e allora accorcia le distanze sulle meno 5, 12 a 7. Trieste deve stare attenta a questi contropiedi fulminei da parte degli emiliani. Questo Bartoli è molto veloce in contropiede, non è il primo contropiede che fa, prediligono la parte sinistra del loro attacco per i contropiedi, dobbiamo stare attenti e rientrare velocemente, è chiaro che se il tiro viene da questa parte deve chiudere qualcuno come Aldini o Rovatin, deve riuscire a chiudere o Stojanovic stesso. Comunque dopo il time out, devo dire la verità, Rubiera si è un po' ripresa in attacco nonostante la doppia inferiorità numerica, comunque ha giocato abbastanza bene. Noi, a parte il tiro di Radojkovic di un attimo fa, che forse è l'unico tiro un po' forzato fino adesso, stiamo giocando in maniera molto ordinata, con veramente una varietà di giochi d'attacco dove sale spesso Bratkovic a posizione di terzino, addirittura
di smistatori di palloni, una cosa che, dico la verità, un attacco fluido, veramente piacevole da vedere, insomma. E intanto ad Appiano l'Eppan continua a essere sotto di 6, 9 a 15 il risultato parziale in favore del Bressanone dopo 22 minuti di gioco, soltanto 2 minuti indietro rispetto alla partita qui a Trieste, che vede per il momento condurre i Giuliani sul punteggio di 12 a 7. Abbiamo visto chiamare il time out della panchina biancorossa dopo una minima disattenzione con il contropiede segnato da Bartoli. Riprende ora il match con Trieste più 5. Pernic a giostrarsi da centrale, per lui per il momento 2 su 2 dalla linea dei 7 metri. È entrato anche Sandrin alla volante per Stojanovic, il pallone viene intercettato, ha capito tutto il Secchi Rubiera, che ora si riporta in attacco con il professore Robertino Pagato, marcato da Pernic, giocatori che si conoscono molto bene. Ancora Pagano contro Pernic, il passaggio a Bonassi, la parata in due tempi di Zoppetti. Riflessi prontissimi per Nicolò Zoppetti stasera. E allora il gioco a due tra Rovatin e Stojanovic. Rovatin cambia lato, subisce il fallo di Oleari. Sta prendendo tutte Zoppetti questa sera. Giocatore che ha già vestito la maglia azzurra con la nazionale under 18. Lui che ha firmato un triennale con il Trieste. Andiamo a seguire l'attacco dei biancorossi. Sandrin Parisato sulla sinistra. Viene chiuso da Santilli, allora si va sulla destra da Rovatin, ancora Stojanovic, Trieste sotto passivo, deve andare al tiro Sandrin, qui brava la difesa del Rubiera a non permettere al Trieste una conclusione facile. Intanto il tiro meraviglioso da parte di Andrea Santilli, che svita il polso mancino che ha giocato in piazze importanti. Santilli, piazze come Bologna, Conversano, Imola, Siracusa, arrivando anche a vestire la maglia della nazionale, autore dell'ultimo gol che riporta il Secchi Rubiera a meno 4 sul 12 a 8. Trieste deve stare attenta a non vanificare quanto di buono conquistato in questi primi 26 minuti. Ci pensa Rovatin, che va a subire un altro fallo e a procurarsi un altro rigore dai 7 metri. Ancora Jack Rovatin, giocatore che non teme il contrasto, non teme l'uno contro uno. E vedremo se sarà ancora Pernic ad andare. Beh sì, dopo il 2 su 2 ci mancherebbe altro. Mentre c'è stato un cambio tra i pali per il Secchi Rubiera, non più Voljubak ma Simone Salati con il numero 22. Pernic dai 7 metri. Il palaccio colpito da Alex Pernic a portiere battuto, anche sfortunata in questo frangente la compagine biancorossa, che ora deve superarsi in difesa per non permettere al Secchio di riavvicinarsi troppo. Ultimi 3 minuti del primo tempo. L'incoraggiamento da parte del DS Giorgio Veglia in panchina. Pagano va a suggerire qualcosa ai propri compagni di squadra. Sale Bartoli, Bonassi, Versakov ancora molto lontani anche dalla linea dei 9 metri. Versakov al volo per Pagano, capisce tutto Bratkovic, poi Aldini al rimbalzo, può ripartire Trieste. Bratkovic in contropiede, c'è Sandrin sulla destra, non visto, torna la difesa emiliana. Mentre Aldini torna in panchina, in campo al suo posto Aleksandar Stojanovic. Più pericolosità in attacco. Pernic proprio per Stojanovic, che va l'uno contro uno. Il siluro basso sul secondo palo, imparabile Aleksandar Stojanovic, una sentenza.
Sì, una sentenza, ma anche una presa di coscienza della propria forza, perché buttarsi così in mezzo alla difesa e trovare con un gol così bello e spettacolare, oltre che di notevole difficoltà, veramente bravo, un ragazzo che sta crescendo tantissimo, abbiamo già detto, 2004, quindi appena diciottenne, direi veramente importante nel suo ruolo naturale. Poi a terzino sinistro sicuramente rende di più che a destra, essendo destro di mano. Nel frattempo è entrato Sandrin, abbiamo dato un po' aria un po' a tutti i giocatori, potere di tempo di rifiatare, perché è entrato Sandrin, è entrato Parisato, è entrato Pernic. Direi che pur con una panchina abbastanza corta riusciamo a trovare delle soluzioni per permettere ai giocatori di prendere il giusto tempo di recupero. Direi che veramente stiamo giocando molto bene, abbiamo avuto un paio di passaggi a vuoto un paio di minuti fa, però abbiamo recuperato molto molto bene. Qui la buona conclusione da parte di Parisato, che però si è fatto parare il tiro da un ancor più ottimo Voljuvac. Dall'altra parte il rigore per il Secchi Rubiera, per il fallo su Versakov, fallo commesso da Luca Sandrin. Andrà proprio il lettone centrale, miglior marcatore, ripeto, dei Vikings del Rubiera. Stavolta Fasanelli tra i pali. E la finta che fa cadere Fasanelli nella trappola. Gran tiratore dei 7 metri, Maris Versakov, giocatore che anche secondo le statistiche del sito rubiarese vanta il 90% dai 7 metri. Percentuale tra le più alte in Italia. Il gol permette al Rubiera di riportarsi a meno 4. Ultimi 13 secondi del primo tempo. Sandrin marcato fallosamente da Bartoli. Deve andare al tiro Trieste. Bratkovic con un angolo impossibile. E si chiude qui il primo tempo con la parata facile di Zoppetti. E dunque Trieste chiude avanti i primi 30 minuti 13-9. Si può essere contenti, ma nemmeno entusiasti, Marco, perché Trieste aveva trovato anche il più 6 nel corso di questo primo tempo. Sì, diciamo che abbiamo avuto un paio di passaggi a vuoto tra il 25esimo e il 28esimo minuto. Abbiamo subito un parziale di 2-0 a favore di Rubiera. Però direi che nel complesso un primo tempo intanto piacevole da vedere, da assistere, perché veramente due buone squadre. E secondariamente un Trieste bello convinto delle proprie potenzialità, lo vedi nelle azioni di Stojanovic, in quelle di Visentin, in quelle di Rovatin, lo stesso Jan che ha dettato molto bene i tempi, e un Zoppetti fino adesso veramente molto molto positivo. Direi che, come dici tu, non, questo risultato non ci permette di stare tranquilli, però sicuramente è meglio partire 13-9 che pari secondo tempo. Breve aggiornamento da Appiano prima del break. Appiano 11, Bressanone 19, anche in Alto Adige è terminato il primo tempo. Noi ci prendiamo qualche minuto, poi torniamo per raccontarvi il secondo tempo tra Trieste e Secchi Rubiera.
Qui Sebastiano Romano, rieccoci dal Palacchiarbolo di via Visinada, in una giornata in cui è arrivata la Bora, è arrivato anche il Secchia Rubiera a cercare di dare fastidio al Trieste, che comunque nei primi 30 minuti si è ben comportato, maturando un vantaggio che era arrivato anche a 6 lunghezze al 25esimo minuto. Ammonta attualmente a 4 reti sulle 13 a 9 all'avvio del secondo tempo. Trieste, che mi sento di dire, ha giocato molto bene in difesa, Marco, ma soprattutto un Freddy Radojković bravo a gestire la propria panchina, a far ruotare tutti. Abbiamo visto anche l'inserimento proficuo di Sandrin, i due rigori segnati da parte di Pernic, l'ottima gestione al centro da parte del solito Jan Radojković. Queste, secondo me, i punti cardini del primo tempo. Assolutamente d'accordo con te, sottolineerei ancora la prestazione di Zoppetti nel primo tempo, veramente determinante, al di là della difesa che ha giocato molto bene, però le parate, certe parate incredibili di Nicolò. E adesso vediamo questo secondo tempo, iniziamo con i primi 7 con Radojković che rientra, Visintin, Rovatin, Stojanovic a destra e Bratkovic e Aldini. Direi, sembra che Rubiera non cambi la sua difesa, mantenga questa 6-0 tra virgolette abbastanza piatta, poi tra l'altro, ma giustamente, visto che non abbiamo grossi tiratori da fuori, vediamo un attimo di stringere le maglie e portarci a casa sta vittoria importante. Eh sì, sarebbe importante, perché permetterebbe di staccare ulteriormente l'Eppan, attualmente sotto di 8 reti in casa con il Bressanone. Tanto la bella finta da parte di Jan Radojković. Trieste comincia con un gol e torna più 5 sul 14-9. L'azione individuale da parte di Jan Radojković. Poi il fallo tattico, se così possiamo dire, per fermare il contropiede dei Vikings rosso-blu. Ancora Robertino Pagano, un giocatore molto altruista, e poi il palo da parte di Bonassi. Bratkovic per Rovatin, il fischio arbitrale. C'è un problema con la panchina del Rubiera, penso per una sostituzione male eseguita, Marco. Sì, si è segnato a circa 4 metri e mezzo dalla panchina, da metà campo, l'area di ingresso e uscita dei giocatori. Sì, una finezza proprio veramente, diciamo, è come l'invasione nel tiro libero di Deleni l'altro giorno in Eurolega di basket, è proprio una finezza proprio veramente, ma d'altra parte il commissario è là proprio per quello, perché non ha altro da fare che controllare proprio queste cose qua, però insomma mi sembra veramente proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, ecco. Però meglio per noi, siamo un giocatore in più e quindi cerchiamo di sfruttare questa superiorità numerica. Qua spezzo una lancia in favore del Secchia Rubiera, che si vede ora in inferiorità numerica per una sottigliezza del regolamento. Il giocatore non era esattamente sulla linea, no, di intersezione, dove il regolamento gli permette di accedere al campo al 40x20. Gli arbitri per un metro di distanza hanno sanzionato col 2 minuti, veramente eccessivi in questa fiscalità. Giusto invece ora il fallo di Oleari su Bratkovic. Trieste continua l'attacco, la bombarda di Stojanovic, Alexander Stojanovic, braccio rovente per il serbo, più 6 Trieste, che torna così al massimo vantaggio sul 15-9 e parziale di 2-0 dal rientro dagli spogliatoi. Trieste ha cominciato questo secondo tempo con il piglio giusto. Pagano strattonato da Aldini, 9 metri per il Secchia già eseguiti. Bonassi scambia con Versakovs. Pagano
Si alza la difesa di Trieste, ancora Versekovs per Pagano, la virata, si va alla sinistra per Bartoli, la parata in due tempi di Zoppetti, bravo a trovarsi nel posto giusto. Mentre non avevamo ancora evidenziato, Marco, la mezza disponibilità di Nardo, che non è ancora entrato in campo. No, purtroppo durante la settimana, la scorsa settimana aveva avuto delle linee di febbre, si è allenato pochissimo, questa settimana un po' di più, ma comunque a regimi ridotti. Ancora sto incontenibile anche oggi Stojanovic, dopo i 7 gol con Merani, 7 con Versano la scorsa settimana, si sta avvicinando anche oggi a un bel bottino, miglior marcatore della partita, ma veramente c'è solo da fare i complimenti a lui in primis, ma a Radojkovic, che gli ha dato fiducia in un momento in cui anche lo stesso Sandrin in quella posizione sta facendo molto bene, quindi un rischio per Radojkovic, ma ben calcolato e ben ripagato soprattutto. Sì, dicevi di Di Nardo, adesso è entrato in difesa, perno nella terzo in difesa nella 5-1 che stiamo proponendo. Direi un ingresso importante perché ci dà molta garanzia, soprattutto nella fase difensiva. Il suo pane è importante per noi recuperarlo al più presto. Rubiera sotto passivo, il fallo di Pernic sul professore Robertino Pagano. Deve andare al tiro veloce la squadra emiliana. Versakov limitato da Visintin, il tiro stoppato da Pernic, che poi subisce il fallo dell'argentino. Trieste in contropiede, Bratkovic servito da Rovatin, Adam Bratkovic, e Trieste vola più 8, 17-9, scavando un solco importante ora sui rubieresi, che stanno incassando un parziale di 3-1 in questi 4-1 in questo secondo tempo. Infatti arriva tempestivo il timeout chiamato da Galluccio, perché il Rubiera è in difficoltà. In difficoltà, la difesa è molto ben messa, veramente questa 5-1 con Visentin davanti e dietro Aldini, Di Nardo, Pernic o Bratkovic, devo dire la verità, sta dando ottimi, ottimi frutti, ben studiata la tattica, perché la nostra difesa storica, la 6-0 che applichiamo quasi sempre, è stata tramutata in questa 5-1, però devo dire la verità, studiata bene, perché Versakov lo stiamo limitando molto bene, i terzini non sono dei gran tiratori, terzino destro e terzino sinistro, quindi direi una difesa azzeccatissima proprio in questa situazione. Dopo 34 minuti e mezzo, Trieste saldamente al comando, 17-9 il punteggio. I giocatori stanno dimostrando grande attaccamento ai valori alabardati. Ricordo importante la vittoria di oggi per la classifica, per staccare ulteriormente l'Eppan in graduatoria. Eppan che sta perdendo di 8 gol, 15-23. In casa contro il Bressanone. Match intanto ripreso. Pagano, Santilli, Versakovs, marcato a vista da Visintin. Ancora Pagano, cinturato da Di Nardo, poi si va dalla sinistra. Bello il gol sotto il 7 da parte del numero 13, Roberto Bartali. Alla sinistra, con una dotata di un buon tiro. 17-10 il risultato. Trieste in controllo abbastanza tranquillamente, va a far circolare il pallone con Radojkovic, sale anche Aldini, Stojanovic lontano dalla porta, prova allora ad avvicinarsi, ancora Stojanovic, questa volta non arriva il gol ma il fallo commesso da Cavina. 9 metri per Trieste, anche se prima c'è bisogno di asciugare qualche macchia di sudore sul parquet. Una continua l'intraprendenza da parte di un Alexander Stojanovic scatenato stasera. Abbiamo visto prendersi numerosi uno contro uno, giustamente dotato di una fisicità importante. Attualmente il miglior marcatore del match, Alexander Stojanovic. Intanto calpesta la linea dei 7 metri ad Ambratkovic, perde così il pallone Trieste, può ripartire il portiere Maxim Voljuvac.
Pagano deve forzare i ritmi, va a conquistarsi il 7 metri. E l'esclusione per due minuti di Adam Bratkovic. Qui è stata lenta a chiudersi la difesa triestina e ha subito l'intraprendenza di Robertino Pagano, uno tra i giocatori più esperti del campionato. Ed ora dal dischetto nuovamente Versakov contro Zoppetti, che resta sulla linea della porta e ipnotizza Maris Versakov, che va a sbagliare a tirare alto il rigore. Esulta Zoppetti e il pubblico di Trieste. Rimane di 7 il divario tra le due compagini. Stojanovic, tutti i giocatori dietro. Allora si torna da Rovatin, la difesa del Rubiera adesso è più alta, un pressing degli emiliani. Allora si va a servire Aldini, che in tuffo va a segnare. Gran gol da parte di Enrico Aldini. Trieste torna più 8, poi gli arbitri richiamano la squadra ospite per ribattere il passaggio da metà campo battuto con troppa fretta. Trieste 18, Secchi Rubiera 10 al 37esimo. Trieste sta controllando il match, Marco. Sì, sì, ma devo dire, sottolineare il gran gol veramente da pivot navigato di Aldini, perché veramente prendere la palla in quel fazzoletto di spazio e riuscire a girarsi e vedere il portiere, veramente un pivot di grande, altra parata palo di Rubiera. Direi no, veramente una Trieste entusiasmante in questo secondo tempo. Diciamo che di solito i primi 10 minuti del secondo tempo sono quelli più critici se hai un vantaggio, perché è dove l'altra squadra può cercare di recuperare. Invece abbiamo gestiti molto molto bene. Adesso è chiaro che sono più aggressivi perché sono anche in uno in più, però lo stesso riusciamo a trovare degli spazi importanti. Altro gol di Aldini, veramente anche questo giocatore giusto, perché c'era un mezzo sgambetto, un mezzo fallo mentre stava andando a tirare. No, ma anche sottolineerei ancora la prova di Aldini, che è cresciuto veramente esponenzialmente in questa stagione. È arrivato qui come terzo pivot, si è conquistato i suoi spazi, adesso è il pivot titolare, mentre in difesa mai niente da dire, anzi, come lo chiami tu il ministro, ma sono d'accordo con te, è un difensore molto molto arcigno, con delle doti spiccatissime proprio per la difesa difensiva, però anche in attacco, devo dire la verità, è cresciuto moltissimo. Due gol consecutivi per Enrico Aldini, che ha permesso a Trieste di andare sul più 9, faccenda poi semplificata anche dall'esclusione temporanea per due minuti ad Oleari. Ora Secchi Rubiera pure in inferiorità numerica, in netta difficoltà, mentre continua ad essere battagliera la difesa del Trieste. Ora il fallo di Radojkovic su Luca Bortolotti. Ci sarà la punizione per la squadra emiliana, prima si dovrà asciugare il sudore sul parquet. A Trieste è sul pezzo, molto concentrata sul match, determinata ad ottenere altri due punti in classifica dopo la buona prova, nonostante la sconfitta a Conversano in Puglia. Pagano raddoppiato dai triestini, allora va a servire Santilli e poi il colpo da biliardo di Pagano, traversa rete, 19-11, altra rete del professore argentino ex Trieste, lui che, come dicevo nel primo tempo, all'andata aveva segnato 5 gol, ma con il Trieste contro il Rubiera. Argentino che peraltro è stato il miglior marcatore anche lo scorso turno, con 9 gol nella vittoria nel derby marchigiano contro il Carpi. Ed ora la grande incursione d'esperienza da parte di Jan Radojkovic a centrare quota 20 sul tabellone per Trieste, di nuovo più 9 a 20 minuti dalla fine. Continua ad essere arcigna la difesa triestina, mentre rientra dopo l'esclusione anche Stefano Bonassi.
difesa sempre alta sulle linee dei 9 metri per il Trieste, e non vuole concedere nulla agli emiliani. Ancora Aldini, poi il tocco di piede da parte di Rovatin, che riesce così a impossessarsi di un altro pallone. Applaude giustamente il pubblico di Trieste. Per il momento una sola squadra in campo. Sì, direi assolutamente di sì. Ancora più rimarcato nel secondo tempo questa predominanza di Trieste, proprio perché veramente Rubiera ha segnato in 10 minuti solo 2 gol. Noi ne abbiamo segnati 7, direi veramente in campo in questo momento c'è una sola squadra, ma proprio con merito, direi, poi senza rubare niente. Tiro un po' forzato di Stojanovic, ma probabilmente se la sentiva, e di nuovo il contropiede che parte verso la loro sinistra, e quello è la parte più pericolosa di Rubiera fino ad ora, il contropiede velocissimo di Bartoli, che ci ha già punito nel primo tempo, e di nuovo nel secondo tempo, se noi non riusciamo a chiudere da quella parte facciamo fatica, ecco. E su questo contropiede, disattenzione difensiva, abbiamo sentito fin qui in tribuna l'urlo di Capitan Visintin rivolto ai propri compagni per richiamarli alla concentrazione. Qui non si erano capiti. Contropiede facile segnato dal Rubiera, che si riporta così a meno 8. Ora il fallo di Bortolotti su Radojković. Radojković, Rovatin, guarda Pernic in mezzo, bello il passaggio no look per Alex Pernic, che va a conquistarsi il tiro dai 7 metri. Gran giocata anche dal triestino Doc, Alex Pernic. Ma sarà Adam Bratkovic a tornare sulla linea dei 7 metri e sfidare Maxim Voliuvak, portiere ucraino di 1,90 m. Tiro fallito da Adam Bratkovic, largo, e dunque si resta sul 20-12. Palla quasi intercettata da Radojković, ci prova all'anticipo anche Pernic, e poi il tiro di Pagano parato da Zoppetti, e viene sancito il tiro dai 7 metri per la difesa in area da parte di Massimiliano Di Nardo. Si lamenta Trieste, protesta anche coach Freddy Radojković. Qui non so, eravamo lontani noi, non mi sento di giudicare quanto visto dagli arbitri, che erano sicuramente più vicini. Tanto Voliuva Versakos va a segnare il gol, riaccorciando ulteriormente, parziale di 2-0 in favore del Secchi Rubiera, che dimostra così di non voler cedere definitivamente il match ai triestini. Devono un attimo ritrovare il bandolo della matassa. 20-13 al 43esimo minuto. Stojanovic, Radojković, la finta, si va a sinistra per Rovatin, che torna ad accentrarsi. Ancora Rovatin, scambia con Stojanovic e va a sfondare, riparte il Secchi Rubiera. Versakovs, Santilli, viene chiuso da Rovatin, bravo e agile a tornare in difesa. Poi Secchi Rubiera riesce a servire magistralmente Bortolotti al centro. 20-14, time out obbligato per coach Freddy Radojković sul parziale aperto di 3-0 in favore degli emiliani. Giustissimo chiamare il time out adesso, sta notando sicuramente un minimo di deconcentrazione da parte dei nostri, ha sbagliato qualcosa in attacco, la palla non girava più fluida come fino ad ora era capitato, una forzatura, una seconda forzatura da parte di Stojanovic con un sfondamento corretto. In attacco bravo a giocare in seconda fase Rubiera, a trovare questo bellissimo passaggio di Versakov su Bortolotti, veramente pregevole. Direi abbiamo da riprendere il filo un po' un attimo della partita e giocare come i primi 40 minuti sostanzialmente. È come succede sempre spesso nello sport, quando hai un largo vantaggio sul più 9, come in questo caso, è anche fisiologico allentare un po' i ritmi, la concentrazione, e una squadra
comunque che sta disputando soprattutto un'ultima parte di stagione come Secchi Rubiera, si rifà sotto parziale di 3-0 Secchi Rubiera. Vedremo se avrà effetto il time out chiamato da coach Freddy Radojkovic. Intanto brevissimo aggiornamento da Piano, che è tornato a meno 5 dal meno 8, 23-28 nel derby Alto Atesino. Radojkovic sale Aldini, è alta la difesa delle Rubiera. Allora Rovatin ha segnato, sembra soltanto un gol stasera, Jack Rovatin. Radojkovic sugli scudi va a procurarsi un altro 7 metri per la difesa in area di Maris Versakovs, centrale lettone. In una serata in cui abbiamo visto diversi errori a cronometro fermo, ci proverà ora Stojanovic, il quarto tiratore diverso nella serata dai 7 metri per Trieste. Abbiamo visto Bratkovic, Pernic, adesso Stojanovic va a segnare, tiro potente quanto preciso, palo gol. Alexander Stojanovic oggi implacabile, 21-14, si risblocca Trieste, un gol importante. Importantissimo, perché ne abbiamo già sbagliati parecchi di rigori, come hai detto tu, con tre tiratori diversi. Era importante sbloccarsi anche sui 7 metri e l'ha fatto bene Stojanovic, gran parata di Nicola Zoppetti. Mi piace sottolineare che nonostante la buona partita, ma sicuramente non ricca di gol, di Bratkovic, che è il nostro miglior marcatore, lo stesso siamo riusciti a segnare 21 gol in 45 minuti. Direi che questa è una buona cosa che dimostra la bontà del nostro attacco oggi. Ripeto, con un po' in fase di realizzativa l'assenza di Bratkovic, siamo riusciti a sopperire molto bene con gli altri giocatori. Adesso il gol a Palombella di Andrea Santilli, alla destra precisa in quest'ultimo frangente, 21-15 il risultato. Resta viva la squadra dei Vikings emiliani. Siamo al giro di boa del secondo tempo. Trieste in attacco con Radojkovic, Bratkovic, Rovatin. Ancora Rovatin, Aldini è strattonato al centro, non si riesce a salirlo. Allora si va da Radojkovic, che prova il tiro basso a sorprendere Boljuvac, che invece ci mette la pezza. Possesso ancora biancorosso, Rovatin, Radojkovic, Stojanovic, cambiano posizione i giocatori triestini e poi il golasso da parte di Jan Radojkovic di piena furbizia. Trieste 22, Secchi Rubiera 15 allo scoccare del 46esimo minuto. E poi il fallo netto di Di Nardo su Santilli, e va a prendersi anche due minuti Massimiliano Di Nardo. Non mi sembrava ci fosse la cattiveria in questo contatto di gioco falloso, ma non eccessivo, e quindi ci sarà un nuovo 7 metri. Ne abbiamo visti davvero tanti di tiri dai 7 metri questa sera, partita molto fallosa. Ancora Versakov contro Fasanelli, stavolta di nuovo va a segnare il centrale lettone. Fasanelli, che solitamente vanta numerose parate, no, sui 7 metri, stavolta questa sera non è ancora riuscito ad imporsi, e allora il Rubiera torna a meno 6, 22-16. Trieste in campo con Visintin, Rovatin, Radojkovic, Aldini e Bratkovic, ora palle in mano. Difesa 6-0, sempre voluta da coach Galluccio per gli emiliani. Rovatin prova a farsi largo tra le maglie rosso-blu, subisce il fallo di Pagano, ci sarà la punizione dai 9 metri, mentre Trieste prova a giocare ora con l'extra player, fuori Zoppetti, dentro Stojanovic, giocatore che in fase offensiva sta risultando determinante questa sera. Attenzione però a non perdere palle stupide. Bello il passaggio di Bratkovic per Visintin, che non sfrutta la volante. Torna Zoppetti tra i pali. Oleari per Pagano.
la finta, il passaggio a Bortolotti, la parata di Zoppetti. Veramente le ha prese tutte oggi Nicolò Zoppetti. Abbiamo finito i termini per elogiarlo. No, oggi veramente ha un rendimento costante, devo dire la verità. Pochi passaggi a vuoto, molto costante nelle parate, soprattutto dai 6 metri è molto forte. Devo dire la verità, anche lui in grossa crescita nelle ultime giornate, veramente. Bratkovic, la finta del passaggio per Aldini nel palleggio, riceve ora Aldini e subisce il fallo di Bortolotti. 9 metri Trieste, mentre continua a camminare il cronometro. Trieste vanta 6 lunghezze di vantaggio sul 22-16. Trieste sotto passivo. Rovatin prova a sorprendere Voljovac, niente da fare. Pagano prova a cercare l'uomo libero. Il secchia trova però un Zoppetti nuovamente straordinario. Nicola Zoppetti ha chiuso egregiamente lo specchio della porta stasera. Ne ha messi diversi di lucchetti alla porta triestina Nicola Zoppetti, ed è uno dei motivi per i quali il Secchia ha soltanto 16 reti dopo quasi 50 minuti di gioco. L'attacco è ora Trieste, la spinta subita da Rovatin, continua il match ancora Jack Rovatin, chiuso dalle maglie rosso-blu. Allora Visintin per Stojanovic, oggi il più in luce, il fallo di sfondamento dei triestini, poi la palla viene battuta troppo velocemente, gli arbitri richiamano nuovamente il Rubiera per aver effettuato la rimessa in gioco troppo velocemente. Può tornare così la difesa del Trieste. Partita molto fallosa oggi, Marco, rispetto al solito. Sì, un sacco di 7 metri, più che veramente fallosa, perché non si sono visti falli, tante difese in area sottolineate dagli arbitri sicuramente, ma direi che tutte quante ci stavano. Non è una partita cattiva con falli brutti, anzi direi molto corretta per quello che si è visto, però effettivamente molto fallosa, parecchie interruzioni di gioco, ma soprattutto tanti rigori dati per invasione o per difesa in area. Tanti rigori ma anche tante parate da una parte e dall'altra. Sotto passivo adesso anche il Secchia Rubiera. Pagano per Oleari, la finta di tiro, il fallo di Visintin. Deve andare al tiro quasi franco il Secchia, ancora Visintin a commettere fallo su Pagano. Oleari la parata nuovamente di un Zoppetti incredibile. 51 minuti, Trieste 22, Secchia Rubiera 16. Si sono fermate un po' le squadre offensivamente, stanno lavorando bene le difese e soprattutto i portieri. Forse anche si inizia a accusare un po' di stanchezza in questi finali di partita a fine stagione, Marco. Ma sicuramente la stanchezza sta facendo il suo peso, lo vediamo anche nelle rotazioni dei giocatori che sono più accentuate rispetto al solito, ma proprio perché comunque è uno sport molto dispendioso, e anche perché bellissima azione, bellissima invenzione di Bratkovic che da un angolo molto chiuso è saltato, ha messo il volante per Rovatin e ci sta a rigore anche penso i 2 minuti. La terza esclusione di Cavina, terza 2 minuti di Cavina. Attenzione, è stato estratto il cartellino blu che secondo il nuovo regolamento va ad indicare che al di là dell'espulsione per cartellino rosso ci sarà anche una sanzione sul referto arbitrale, e quindi Cavina andrà con ogni probabilità a prendersi anche qualche giornata di squalifica. È stato inserito pochi anni fa la regola del cartellino blu, che appunto
va ad indicare che gli arbitri andranno sicuramente a scrivere qualcosa sul referto. Cavina va ad accomodarsi sugli spalti dopo l'espulsione. Gran giocata però è di Adam Bratkovic, che da un angolo troppo stretto gli era impossibile centrare lo specchio della porta, è andato ad alzare un assist a Palombele in mezzo all'area, ha preso l'ascensore Rovatin ed ora Stojanovic sulla linea dei 7 metri per mettere un ulteriore sigillo tra il Trieste e il Secchia Rubiera. Voljuvac a cercare di impedirglielo. Ma è troppo potente la conclusione di Alexander Stojanovic. E oggi sarà dura scegliere, Marco, l'MVP tra Zoppetti e Stojanovic. Veramente dura. Dura veramente, ma tu pensi che il più vecchio dei due ha 20 anni, 21, e l'altro neanche 18. Direi che è un buon auspicio avere giocatori così giovani che sono già, possono essere già candidati o vincere il premio di MVP di una partita di Serie A. Questo è importante per Trieste perché vuol dire che lavora bene sui giovani, ma questo lo sappiamo, ma dà soprattutto anche responsabilità ai giovani, perché va detto, tutti qui hanno il loro spazio, le loro belle... Ma questo è un regalo per Trieste, perché mi sembrava più fallo invasione di Stojanovic rispetto a... Però va ben così, prendiamo su tutto, ci servono questi due punti, va ben tutto. A proposito dei giovani dei Trieste, va evidenziato che la Serie B di Trieste, la seconda squadra, si è qualificata recentemente alle Final Six di promozione, andrà a giocarsi così gli spareggi per salire nella seconda categoria in A2 e il 12 aprile sfiderà i Veneti del San Fior per poi ospitare a Trieste il 24 aprile il Dosso Buono. È importante, è una... più che una vetrina è proprio grande, il grandissimo gol di Stojanovic, che nel suo ruolo di terzino sinistro veramente in questo momento le mette tutte. No, hai detto bene, più che una vetrina è proprio un buon campionato per far crescere i giovani, un campionato, una terza lega dove trovi giocatori giovani, giocatori più meno giovani, squadre così, però è un importantissimo palestra per i nostri giovani per farli crescere ulteriormente, anche se poi guardiamo la panchina, sono quasi tutti i nostri, sono quasi tutti schierati in panchina con la Serie A, però lì almeno possono dimostrarsi e giocare, insomma. Tanto c'è un time out al 53esimo minuto, abbondante, 6 minuti e mezzo al fischio finale. Trieste controlla largamente il punteggio sul 24-16. Un aggiornamento dagli altri campi: al 49esimo Fasano sta pareggiando in casa con il Sassari, partita di vertice, 20 pari in Puglia, mentre l'Epan ha recuperato qualcosina, non sappiamo esattamente quanto manchi in Alto Adige, ma l'Epan sta perdendo di 4, 30-34, una partita dal punteggio molto alta in cui il Bressanone ha sempre avuto il comando del match. Tornano in campo le due squadre con Trieste tranquilla per una volta a più 8 dopo gli ultimi mesi in questo 2022 in cui se c'è stato un gol di scarto negli ultimi minuti tra le due squadre era già tanto. Trieste non credo riuscirà a superare il record di gol fatto quest'anno proprio all'andata col Secchia Rubiera di 34 gol, ma oggi si è superata in difesa grazie e soprattutto al proprio portiere Zoppetti. C'è un 9 metri da effettuare per il Secchia Rubiera mentre vengono chiamati nuovamente i ragazzi dello staff per pulire il parquet. Può riprendere il match con 6 minuti ancora da giocare.
Bersakov non si intende con il compagno, 2 contro 1 per Trieste, Parisato, 2 per 2 col portiere, la parata di Voliuvak, gran giocata da parte del portiere ucraino, si mangia un gol il giovane il numero 14, comunque bravo ad involarsi in contropiede Oleari, ora a servire il numero 66 Simone Patroncini. Mancino si rivela preciso, accorcia le distanze sul 24-17 il Secchia Rubiera. E adesso Radojkovic e soci giocheranno logicamente anche con il cronometro, senza forzare eccessivamente visto il consistente vantaggio maturato in questi 55 minuti di gioco. Si sentono anche i tamburi sugli spalti del Palachiarvola. Radojkovic si avvicina all'area, subisce il fallo di Bartoli. Parisato, Radojkovic, Rovatin, Radojkovic, Stojanovic, il migliore in campo finora. Radojkovic ancora per Parisato, stavolta sulla sinistra, prova a svitare il polso, la tocca in qualche modo Maxim Voliuvak, che ha ancora la meglio sul giovane triestino. E ora rinuncia al tiro veloce il Secchia Rubiera e dimostra ancora di non avere trovato la quadratura del cerchio in fase offensiva, mentre Freddy Radojkovic continua con la girandola di cambi per mantenere sempre freschi i 7 sul 40 per 20 del Palachiarvola. Reinserisce i più esperti Bisintin e Bratkovic. Aldini, Rovatin, Stojanovic in palleggio per Rovatin, si va sulla destra per Bratkovic, ancora Bratkovic, la finta di tiro e poi la bombarda sul secondo palo, viene tratto in inganno Voliuvak e va così ad incassare la 25esima rete della serata. Trieste torna a distanza di sicurezza più 8 a meno di 4 minuti dal fischio finale. Vedremo se ci sarà spazio anche per le seconde e terze linee del Trieste in questi ultimi giri di lancette. Oleari per Patroncini, autore dell'ultimo gol per il Rubiera. E poi il fallo subito da Santilli. Versakov per Pagano. Oleari e poi il buon intercetto da parte di Stojanovic, che è andato a lavorare bene in difesa con il capitan Visintin. Esulta il DS Giorgio Veglia in panchina, conscio che la vittoria per il Trieste è ormai in cassaforte e questo permetterà ai biancorossi di salire a 17 punti in classifica, a più 4 dall'Eppan. Se si dovesse confermare la sconfitta, dovrebbe essere finita, perché vedo sempre il punteggio di 30-34 ad Appiano e quindi Trieste va a 2 vittorie, 2 partite di vantaggio dall'Appiano, che attualmente è in quart'ultima posizione, l'ultima valida per candidarsi ai pericolosissimi play-out. Intanto Stojanovic, Alexander Stojanovic, al di là dei numeri dei gol che ha fatto oggi, qui abbiamo nuovamente perso il conto, penso che sia 11-12 su 26, ma vorrei rimarcare la qualità dei tiri, tutti sotto il 7, tutti ad una velocità da battuta tennistica. Assolutamente, proprio biliardesca, se mi passi il termine. Veramente notevolissima la prestazione anche oggi di Stojanovic, miglior marcatore, ma con una personalità in campo dimostrata in momenti anche difficili, e quest'ultimo gol lo dimostra, sancisce proprio che sta, passatemi il termine, nascendo una stella a livello nazionale, proprio un terzino così italiano, nel campionato italiano non se ne vedono tantissimi, neanche tra gli stranieri, devo dire la verità. No, al di là del troppo spazio forse lasciato lì, no, dal Secchia Rubiera,
tuttavia questo gli deve far capire che deve andare a prendersi più tiri anche nelle altre partite. Trieste a più 9, siamo nell'ultimo minuto di gioco, ormai nel cosiddetto garbage time. Trieste sotto passivo, gli viene fischiato un fallo ad Aldini. Mentre corre il cronometro, meno di 50 secondi alla fine. Trieste iper tranquilla, Rovatin con il passaggio da Luke per Radojkovic, capisce tutto il numero 30 Stefano Bonassi, terzino ex Cologne. E allora siamo agli sgoccioli di un match comandato dall'inizio alla fine dal Trieste, che ha messo in campo ancora una volta, ci ha messo la faccia dal portiere fino all'ultimo dei giocatori biancorossi. Sanno ampiamente oggi meritato la vittoria, mentre a tempo scaduto suona ora la sirena del 60° minuto, ci sarà il rigore dai 7 metri per il numero 55 Pagano, che si fa parare da Fasanelli. Allora chiude in bellezza il Trieste con la parata di Fasanelli sul rigore di Robertino Pagano, anche simbolicamente un capitolo che si chiude per il Trieste, si chiude con una vittoria. Si chiude una grandissima vittoria, importantissima sul piano del risultato, come più volte rimarcato, ci dà 4 punti di vantaggio sull'Epam. È chiaro che noi dobbiamo andare a giocare a Epam tra un paio di settimane, però ci dà una serenità e una consapevolezza dei nostri mezzi notevole, proprio perché abbiamo visto oggi veramente una bella partita, ben giocata, ma con notevoli individualità su tutte Zoppetti e Stojanovic, che io darei l'ex aequo come MVP della partita. Adesso cercherò di catturarli per intervistarli entrambi, perché meritano davvero di essere ancora protagonisti della serata, mentre vediamo festeggiare i giocatori biancorossi al centro del campo e riscuotere i meritati applausi del pubblico qui in via Visinada. Prossimo incontro, Trieste affronterà il Carpi in trasferta il 23 aprile alle ore 6, per poi andare a Epa in una partita che si rivelerà decisiva in caso Trieste non dovesse vincere la prossima partita con il Carpi, che diventa a questo punto ancora più fondamentale per allontanarsi definitivamente il quart'ultimo posto e star tranquilli. Per sintetizzare, il Secchi Rubiera invece il prossimo turno tornerà in casa e sempre il 24 aprile andrà a sfidare il Pressano. Match come sempre visibili interamente sulla piattaforma ufficiale della Serie A Beretta, ovvero Eleven Sports. Io ringrazio Marco Loduca. Grazie a voi e alla prossima. Vado a cercare di acchiappare sia Zoppetti sia Stojanovic. Allora vi ricordo il risultato finale qui a Chiarbola: Trieste stravince con il punteggio di 26-17 nel confronto del Secchi Rubiera. E allora da Sebastiano Romano è tutto, alla prossima!